Uno degli aspetti più chiacchierati del GF15 riguarda i capelli di Angelo Sanzio, che a volte apparivano folti e a volte diradati. Ecco perché uno degli argomenti più discussi e misteriosi di questo GF15 riguarda senza dubbio i capelli di Angelo Sanzio. Nonostante il Ken italiano abbia più volte ammesso di essersi sottoposto a ben due trapianti, agli occhi dei telespettatori qualcosa non è in ogni caso tornato. A causa anche delle luci della casa di Cinecittà, infatti, i capelli di Angelo nel corso della settimana apparivano sempre un po' diradati. Poi però si rinfoltivano misteriosamente durante la diretta del serale. Com'è dunque possibile che i capelli di Angelo potessero crescere o meno in base alla messa in onda della puntata? Il segreto dei capelli di Angelo a svelare il segreto di bellezza relativo alla sua chioma è stato proprio il diretto interessato all'interno della casa. A quanto pare, dunque, il Ken umano utilizza una polvere di cheratina che gli consente di creare l'effetto di una folta chioma. La polvere di cheratina, che esiste in commercio venduta da varie marche, è molto semplice da usare, come confermato dallo stesso Di Angelo. Chi è il Ken italiano? Giuseppe Capparella è il vero nome di Angelo Sanzio, nato nel 1990 e originario di Civitavecchia, in provincia di Roma. Il ragazzo ha deciso di sottoporsi a diversi interventi chirurgici per assomigliare il più possibile al fidanzato di Barbie, ovvero il noto bambolotto Ken. Angelo non è fidanzato, e ha dichiarato di non avere tempo per l'amore, bensì solo per se stesso. Contro la volontà dei genitori, Giuseppe si è rifatto naso, labbra, zigomi e mento. Ma ancora oggi non è totalmente soddisfatto degli interventi effettuati. L'ex concorrente del GF15 ha infatti deciso di andare in Turchia, precisamente a Istanbul, per sottoporsi a un trapianto di capelli. Il giovane ha ammesso di volersi rifare anche i glutei, ma quanto gli è costato cercare di assomigliare così strenuamente a Ken? A quanto sembra, Angelo avrebbe speso dai 10 ai 15 mila euro. Oltre a questa sua passione, Angelo è anche un produttore di profumi, piuttosto apprezzati dai VIP. Tra le sue estimatrici ci sarebbero anche Maria Grazia Cucinotta e Antonella Mosetti. Fin dai primi momenti passati nella casa del Grande Fratello, Angelo era apparso con delle strane chiazze in testa. Molti si sono quindi chiesti se avesse l'alopecia. Infatti il giovane si era presentato nella passerella perfettamente truccato e sistemato. Eppure a distanza di un solo giorno sembrava aver già perso qualche capello. La risposta sta proprio nell'uso di tale polverina coprente che Angelo si mette in testa per le occasioni particolari, nell'attesa che i suoi capelli ricrescano naturalmente dopo il doppio trapianto è effettuato.